Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G e oggi c'è un piccolo vlog barra aggiornamento del canale. Allora, questa mattina non c'è stato il classico video alle 9 perché ieri sono stato molto impegnato a settare parte del setup, parte del set che utilizzo appunto per registrare, perché ho ricevuto due pezzi molto importanti che mi velocizzeranno il workflow. È praticamente uno è lo Stream Deck di Elgato, tra poco vi faccio vedere pure cosa ci posso fare con questo Stream Deck. Il secondo pezzo, che potrebbe sembrare effettivamente non importante ma è estremamente importante secondo me, è l'Elgato Keylight, la nuova luce che vedete, no, voi non vedete ma comunque ne vedete gli effetti su di me. Perché vi sto facendo questo vlog? È perché sto chiedendo a voi un consiglio sulla qualità video del canale. Nell'ultima settimana ho provato a caricare video che fossero in 1080p, in 2K o addirittura in 4K. I video in 4K li ho registrati semplicemente con la mia Sony. Però l'Elgato Cam Link che utilizzo adesso per registrare la fotocamera è in grado di registrare fino in 4K a 30 frame al secondo. Questo video non è assolutamente registrato in 4K a 30 frame al secondo, è bensì registrato in 4K a 24 frame al secondo. Adesso tutti quanti direte: ma tu sei un PC gamer, 24 frame al secondo ti sembreranno praticamente... ti sembrerà di giocare a Tetris. No! In un videogioco, più il frame rate è alto e più godibile l'azione, perché tutto ciò che vedete è renderizzato in tempo reale, è il motore di gioco che deve renderizzarlo al momento. Quindi movimenti, lo spawn di giocatori, effetti dinamici eccetera eccetera. In un video pre-renderizzato come questo, vedete il tutto estremamente fluido, sembra di guardare un film, perché i film appunto sono renderizzati a 24 frame al secondo, è il classico standard cinematografico, quindi non dovresti avere problemi a guardare questo video. Però quello su cui voglio soffermarmi è appunto la qualità visiva. Questo qui è un 4K puro, e volevo appunto chiedervi come lo vedeste, se vi piaceva, se effettivamente preferite questo o preferite un 1080p a 60 frame al secondo come qualcosa che avete visto nei video precedenti. A me sinceramente piace molto di più questo look. Io lo vedo anche nella preview di OBS e vedo una profondità di colore che è assurda, vedo una chiarezza di immagine che è effettivamente molto migliore. E semplicemente mi piace molto di più. C'è un effetto di sfondo, un effetto bokeh molto più accentuato e molto più bello rispetto a prima. E vi ripeto, questo qui è lo standard di qualità che vorrei portare dal canale da ora in poi, sempre che a voi piaccia, ovviamente. Se dobbiamo tornare al 1080p 60 frame al secondo, farò... però, ok, non ci sono problemi. Poi, ovviamente, vediamo come fare. Altra cosa interessante. Vedete che sto addobbando un pochettino il set. La mia camera in questo caso. Ci sono dei piccoli standardi dietro, ne ho aggiunto un terzo che tra poco vi faccio vedere, perché domani ci sarà lo streaming alle 15 e non ci sarà un video, appunto perché se devo streamare per 4 ore oggi dovrei finire di settare il tutto, quindi non ho proprio il tempo di mettermi a registrare un video, ma i video comunque torneranno, ovviamente non ci sono assolutamente problemi, torneranno il prima possibile. Adesso voglio farvi vedere un pochettino di cose carine che però si possono fare con questo Elgato Stream Deck, perché è una cosa che mi velocizza tantissimo la registrazione di video, ma anche il workflow vero e proprio. Guardiamo un attimo. Io già da qua praticamente vi faccio vedere, questo qui è il mio mouse, ok? Io non tocco più il mio mouse, bensì guardate, con un dito posso cambiare scena, ad esempio. Ok, adesso siamo passati all'altra inquadratura. Sempre col mouse qua, e questa è la cosa che a me fa morire, io posso, mettete caso che sono uscite le nuove RTX 3000 su Amazon, io basta che premo un tasto qui e mi porta, però adesso devo spostarlo perché l'ho messo sulla preview di OBS, mi porta direttamente su Amazon.it. Poi, che ne so, ragazzi, mi raccomando, vi chiedo di seguirmi sul mio canale Twitch. Premo il tasto di collegamento, ecco qui il mio canale Twitch, andate a seguirlo, vi ripeto, perché ci saranno gli streaming. Ragazzi, iscrivetevi, vediamo quanti iscritti c'ha il canale adesso su YouTube. Io ripremo. Sono dei collegamenti rapidi, molto, 364, grazie mille. Cerchiamo di aumentare, di portare qualità su YouTube.
Oppure, ragazzi, seguitemi su Instagram perché posto i meme divertenti riguardanti le schede grafiche. Premo qua e vi faccio vedere, appunto, il mio profilo Instagram. Andate a seguirlo perché questi sono meme che faccio io. Molto divertente. Anche questo è molto divertente. Ma questo invece non è divertente e vi fa effettivamente ragionare su sulla vita di un PC gamer. Che altro posso fare poi con questo Elgato Stream Deck? Che è una cosa che a me effettivamente fa andare fuori di testa. Dato che è un prodotto Elgato e ha una piena sincronizzazione con la luce, con l'Elgato Keylight, io posso benissimo fare questo. Posso riaccenderla, posso diminuire la luminosità, posso aumentare la luminosità. Troppo, sono sovraesposto. Posso lanciare una marea di programmi, posso lanciare OBS, posso lanciare Premiere, posso addirittura, guardate, io continuo. Mente, avevo mutato il microfono, nel caso in cui durante un video, uno streaming, devo fare una cosa al volo. Se tengo aperto Spotify, posso, al momento non c'ho aperto Spotify, però posso comunque cambiare la musica, posso cambiare traccia, posso fermarla, farla andare avanti. Raga, si possono fare delle cose fantastiche, si possono creare sottocartelle, si può fare il mondo con questo piccolo aggeggino. Detto ciò, comunque, questo era un piccolissimo video aggiornamento. Fatemi davvero sapere come vi sembra la qualità video, se vogliamo tornare al 1080p a 60 frame al secondo. Vi ripeto, io personalmente preferisco questo. Gli streaming non saranno in 24K, in 24 frame al secondo, ovviamente saranno in 1080p a 60 frame al secondo. Però un video così in 24p 4K secondo me è molto più godibile rispetto a 1080p 60 frame al secondo, non tanto per la fluidità d'immagine quanto per la pulizia dell'immagine. Io vedo una differenza abissale e spero che anche YouTube con la sua dannatissima compressione vi permetta di vederlo. Detto ciò, io vi ringrazio ancora una volta per il supporto che date al canale, per i commenti, per le iscrizioni, per le visualizzazioni e ci vediamo domani alle 15, quindi venerdì alle 15 con lo streaming in cui andremo a configurare dei PC in base a varie fasce di prezzo, però PC che voi decidete. Quindi mi dite, oh G, ma un PC da 900 euro, che cosa ci posso mettere dentro per giocare decentemente? Va bene, lo vediamo insieme, ok? Oppure, non lo so, penserò io a delle varie fasce di prezzo, tipo 900, 1000 e roba così. Va bene, grazie mille e ci vediamo un prossimo video. Ci vediamo domani e anche ad altri video, sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G. Ciao belli!